21 marzo 2021, giornata nazionale dell'impegno e della memoria a ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia. A ricordare e a rivedere le stelle. Le stelle rappresentano tutte le vittime innocenti che potranno continuare a brillare solo attraverso il nostro impegno e la nostra memoria. Il nostro presidio di Libera del Centro Pievese è intitolato a Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta, due bambini con la loro mamma che il 2 aprile del 1985 si stavano recando a scuola, ma alla scuola non ci sono mai arrivati perché purtroppo un attentato che era destinato al giudice Carlo Palermo li ha fermati sulla strada di Pizzolungo in provincia di Trapani. Insieme ai loro nomi vogliamo ricordare tutte le giovani vittime. Silvio Iervolino, Giovanni De Simone, Anna De Simone, Federica Taglialatela, Aldo Arcioni, Biagio Siciliano, Maria Giuditta Milella, Gianluca Canonico, Graziella Campagna, Claudio Domino. Simonetta era bella, così bella che papà Alfonso le ripeteva sempre che sembrava uscita da un acquerello. Di quelli belli però. Ed era pure brava a scuola. Conosceva a memoria la storia degli alberi, delle piante e della fotosintesi. Un giorno di maggio del 1982, però, Simonetta è andata al mare, ma dal mare non è più tornata. Aveva 11 anni. Pinuccio Autano, Giovanni La Greca, Riccardo Cristaldi, Lorenzo Pace, Benedetto Zuccaro, Annalisa Angotti, Rocco Corica, Francesco Antonio Conte, Pasqualino Perri, Paolo Giorgetti, Vincenzo Mulè, Graziella Maesano, Maria Maesano, Rosa Visone, Simonetta Lamberti, Bartolo Pesce, Attilio Pesce, Giovanni Canturi, Filippo Scotti, Domenico Cannatà, Serafino Trifarò, Michele Iervolino, Luigi Cangiano. Dodò studiava a Sodo e poi, quando giocava a calcio, fuori da scuola, con i compagni, correva facendo la telecronaca delle sue stesse azioni. Sognava Del Piero, Dodò, e le meraviglie della Serie A. L'hanno sparato a Crotone il 25 giugno del 2009, nel suo campetto. La sua gioia, il suo svago, la sua vita. Aveva 11 anni. È morto dopo 3 mesi di coma. L'hanno ucciso quelli là. Nicola Melfi, Riccardo Salerno, Salvatore Botta, Ciro Zirpoli, Raffaella Lupoli, Giovanni Gargiulo, Mariangela Ansalone, Saverio Ieraci, Davide Landini, Stefano Pompeo, Valentina Terracciano, Gianfranco Madia, Michele Fazio, Stefano Ciaramella, Sebastiana Sebi Monaco, Paolino Vella, Gaetano Marchitelli, Paolo Rodà, Annalisa Durante, Luca Cottarelli, Luigi Sica, Domenico Dodò Gabriele, Nicola Cocò Campolongo, Domenico Petruzzelli, Gennaro Cesarano. È rimasta una fotografia a ritrarre la felicità di Nadia, 9 anni, con in braccio la sorellina Caterina di 50 giorni. Una felicità e una bellezza spezzata il 27 maggio 1993 nella loro casa in via dei Georgofili a Firenze, dove persero la vita anche i loro genitori. Nunzio Pandolfi, Paolo Longobardi, Andrea Esposito, Giuseppe Piccolo, Andrea Savoca, Antonio Rampino, Angela Pirtoli, Valentina Guarino, Salvatore Richiello, Fabio De Pandi, Lucio Donnarumma, Pasquale Auriemma, Rita Atria, Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Domenico Nicitra, Giuseppe Di Matteo, Nicolas Green, Gioacchino Costanzo. Fa un gran caldo il 24 agosto del 1989 e Carmela, di 5 anni, è già salita sulla macchina dello zio. Ha indosso il costumino,
non vede l'ora di tuffarsi nel mare di Agripoli e immagina già il grande castello di sabbia che costruirà insieme ai suoi tre cuginetti. Ma la camorra non importa che su quell'auto ci siano dei bambini. Il loro obiettivo è lo zio Giuseppe. Fanno fuoco spegnendo per sempre i sogni di Carmelo. Carlo Bustelli, Cosimo Alleo, Giuseppe Curtroneo, Rosario Montalto, Francesco Megna, Marcella Tassone, Anna Cambria, Carmela Pannone, Paolo Vinci, Rosario Bevilacqua, Domenico Calviello, Giuseppe Sottile, Giuseppe Aiello, Michele Arcangelo Tripodi, Andrea Bonforte, Domenico Catalano, Arturo Caputo, Saverio Curita, Elisabetta Gagliardi. Domenico Facchineri, Michele Facchineri, Giuseppe Bruno, Rocco Gallace, Emanuele Riboli, Salvatore Feudale, Cosimo Gioffrè, Concetta Lemma, Paolino Riccobono, Antonio Damanti, Giuseppina Savoca, Antonio Pecoraro, Anna Prestigiacomo, Domenica Zucco, Vito Guarino, Giuseppe Letizia, Giovanni Grifò, Giuseppe Di Maggio, Serafino Lascari, Vincenza La Fata, Angela Talluto, Calcedonio Catalano, Emanuela Sansone. 21 marzo, tutti i giorni, per non dimenticare.